Ho sentito alla radio uno che diceva che un poliziotto ha detto: ma quando tutti questi disoccupati, affamati, no? Non ci saranno più, chi andremo a picchiare? Cioè, questo poliziotto intelligente ragionava. Ci sono anche, no, vabbè, mi ha fatto pensare, no? Te le hai vissute più. Perché ora sembra che tirare uova che sia, per me non è affatto grave tirare uova, no? Una scritta, sono io ho l'impressione che il guaio grosso è con l'impressione che li spingano a fare quello che fanno, perché gli studenti che vanno a a fare manifestazione, io sono stato, so io. La prima cosa che pensavamo quando dovevamo fare lo sciopero era che si andava fuori dalla scuola e siamo contenti. E poi chi andava al cinema, chi andava con qualche ragazza e chi invece andava gridando in piazza del Duomo, ma non è lì il problema. Io sono stato in prigione, tra l'altro, e che ho scritto questa cosa è sempre il personaggio, intendiamoci. Questo personaggio che appunto dopo tenta un suicidio. Sono qui in prigione nel perché del piangere. Hanno scritto qualcuno, ed è vero, l'ho visto proprio scritto sul muro sotto la finestra. Signore, dammi la libertà. Del tempo ho paura e struggimento. I lampi danno la sveglia agli occhi. Una voce bassa mi chiama dallo spioncino della grata di ferro. Siamo tutti poveracci e nello stesso brodo. E dobbiamo difenderci uno con l'altro. È una gente. E ancora viene l'affanno della notte che nera si infila nella cella per smerdarti i sogni. E un'altra voce picchia sulla pietra, assilla la testa, ti rode nelle ossa. Voglio ammazzarmi, lasciate venire la morte. E ancora la luce, ancora la voce dalla fossa e dalla corte ti arrivano i soffi pestiferi di una Venezia nascosta tra i pensieri del Rio Tevar che scivola nella notte. Voglio ammazzarmi, voglio accendere le candele e guardo le inferriate, i muri, la lampada, sento l'amaro degli uomini che non sono più veri. Il tormento di un domani che si chiede se c'è un buco nel tempo, se la memoria è tutto un imbroglio, una pallida pianura che cambia in fumo il giorno e in niente la storia. Così piango e cammino, guardo la notte e in gola stringo le voci della memoria. Come punge questa coperta maledetta, la luce in faccia. Il picchiare sul ferro, come sarà domani? E ci sarà? Cosa mi aspetta in fondo al cimitero? Dietro la porta c'è il buio. Chi ci sarà? Qui in galera si disgorga il vero e si inventa il falso. Chi ghigna dietro il ferro? Sembra di cera la faccia dietro le sbarre. E al di là della corte Venezia canta. E le terre lontane vivono la loro vita. Ma cos'è questo grido? E questo brivido nelle ossa? E la notte è così finta? Qui sulla branda arriva solo il sale dei miei pensieri e quei coltelli della sera che tagliano l'aria e ti fanno solo e morto. Thank you.
ma non ci vedo più. Io sono l'ultimo della generazione dei flipper. Come mi ricordo sono nati quelle macchinette che facevano tutti i mattoncini, non so se vi ricordate, entravi dentro e cominciava l'elettronica e poi cominciarono ad arrivare i canali televisivi, tanti, e poi non c'era più la TV dei ragazzi che correvi a casa, cioè non c'erano tante macchine per strada, quindi non si giocava più per strada e finiva tutto. Io invece sono stato un Jack Kiruacchino, nel senso che ho vissuto un monderottino sotto casa, on the road, stavo molto on the road, capito? E c'era modo anche di giocare a pallone, fuori strada, era bellissima la vita in strada. Questi bambini di oggi sono costretti, gli vado a piano, gli faccio un pallavolo, gli faccio solo hanno orari, specie non c'è più l'anarchia del gioco, così. E allora canterò una canzone così, ispirata a questa, diciamo. Come mai parlo così piano, perché mi sono accorto di avere il libretto scaduto come dell'automobile. Come faccio a tornare a casa domani se mi fermano? Dice che ti arrestano, madonna buona. Canterò. Questa è la storia di Bobby Scorfan. Bobby Scorfan alla radio era il cantante più amato del mondo. Nella sua prima apparizione TV perse tutto il pubblico. Vi faccio vedere il video che io sono riuscito a vedere di Bobby Scorfan. Everybody, da lì la carriera di Bobby Scorpio. Io e Tomino a mercato, poco alti più di un metro, a cercare con le mani le donne in segreto, le lucertole dei prati, le sassate contro i vetri, eravamo due spietati, poi da prete confessati. Ed era bello non sapere come dura sia la vita, noi tra i banchi della scuola e la gente della strada. E nelle notti dell'estate, là in fondo alla ferrovia, a cercare un godere d'un morire per un viso.
rifugio per un seno, quanta voglia di fuggire.